Come ogni anno l'Aquila si prepara al nono anniversario del sisma del 6 aprile con diverse iniziative. L'appuntamento più importante come ogni anno sarà la fiaccolata che partirà alle 22.30 da via 20 settembre. Quest'anno, a differenza delle edizioni passate, l'arrivo non è stato fissato in Piazza Duomo ma alla Villa Comunale, intorno alle 23.30. La lettura dei nomi delle 309 vittime sarà preceduta da una serie di interventi sul tema del ricordo, terminati i quali è prevista la deposizione di una corona di fiori a Piazzale Paoli, futura sede del Piazzale della Memoria. Soltanto dopo questo appuntamento ci si sposterà a Piazza Duomo per i 309 rintocchi. Accanto ai paretti delle vittime del terremoto dell'Aquila sfileranno i familiari delle vittime di altri disastri, dal terremoto di San Giuliano di Puglia alla strage di Viareggio, dal crollo dell'hotel Rigopiano al terremoto di Amatrice. Ci sarà anche l'associazione dei genitori tarantini che lottano per difendere la salute dei bambini di Taranto. Ci sarà il Patto per l'Abruzzo Resiliente, Comitato Scuole Sicure, l'associazione Noi Genitori di Tutti fondata dalle Madri della Terra dei Fuochi e sarà presente il sindaco di Longarone, rappresentanza dei comuni distrutti dal disastro del Vajont. Associazioni che insieme formano la rete di comitati Noi Non Dimentichiamo, nata proprio all'Aquila per iniziativa del Comitato Familiari Vittime Case dello Studente, per tenere vivo il ricordo di disastri accomunati da un unico tragico filo conduttore, la mancanza di prevenzione da parte dello Stato. I comitati si incontreranno anche nella giornata del 5 alle 15.30 all'Auditorium del Parco. Durante l'incontro si terrà anche la cerimonia di assegnazione del premio AVOS aprile 2009, un riconoscimento dato dall'Associazione Vittime Universitarie Sisma alle migliori tesi di laurea di tutta Italia incentrate sul tema della prevenzione sismica. E capissi che non stiamo più parlando, ti guardassi e non ti conoscessi più.